fuori e una dentro? D-boy, ok. Quindi faremo appunto una gara che sarà sicuramente non planante, quindi vediamo come si comportano i nostri atleti, i nostri surfisti che sono pronti. Roberto sta dando le ultime dritte ai nostri ragazzi e poi via, partiamo anche con questa disciplina, stintino contest, dà la possibilità a tutti di avvicinarsi al kite, al windsurf, al sup, anche al surf da onda, quindi tutti sport di mare che in un posto come questo devono essere fatti obbligatoriamente, quindi spazio alle vele. Questa prima giornata stintino contest, pronti, essere pronti qui. Quindi facciamo fra una mezz'oretta, alle ore 16, seconda prova pomeridiana per i ragazzi, quindi appuntamento con i ragazzi ore 16, un pomeriggio di spettacolo, quindi di balletti, canzoni, comici, quindi di tutto, chi ne offre di più, tu, capito? E dove te sei lì? Dove sei? Sassari, quindi Sassari non fai niente. In una squadra? No. Le mele stanno veleggiando! E quindi un po' di fase di riscaldamento, non c'è nessuno che è più avvantaggiato. Quindi allineamento solito e poi via a bordo al traverso alla boa, vedete sulla vostra sinistra, sulla sinistra dei teleschermi. Teleschermi, cioè sinistra. Allora ci siamo, attenzione al minuto, Roberto lo vedo con la bandiera gialla. Al momento che la isserà sarà un minuto al via. Metterà su la verde, sarà il segnale di partenza. Quindi vi daremo noi il via da qui con anche uno stacchetto musicale. Quindi ancora pochi istanti, vedete si stanno mettendo sulla linea. Siamo quasi pronti. Vediamo. Ancora pochi secondi al via. Via! Vai! Windsurf! Stintino contest! Ma che scenario! E sono partiti, la flotta è abbastanza unita, quindi percorso, faranno un traverso verso la boa, vedete sulla sinistra e poi ritorno qua, di nuovo un altro bordo alla boa e poi il rush finale. Allora vediamo le posizioni, purtroppo da qui non riusciamo a capire bene le posizioni, comunque il gruppo è abbastanza, no? Unito. Vedo anche le posizioni messo bene anche Giacomo. Comunque è tutto da decidere. È lunga, stanno, dovranno ritornare a questa boa e se non ho capito male dovranno fare poi un altro, altri due bordi, giusto Paolo? Te ne intendi? Mi è sembrato di capire così. Giusto. Vediamo, le famiglie stanno fremendo, le mogli anche, nell'attesa del risultato, perché il premio che porteranno a casa è, insomma, è bello, è cospicuo, quindi è un viaggio per tre persone con il taxi alle Maldive, quindi insomma no, quello è il secondo posto, un viaggio, due giorni, Pasqua e Pasquetta 2010 a Stintino, il secondo premio. E la velocità, dicevo,
purtroppo uno dice viene, no, viene ora, fa non ho mai visto windsurf, fa bello, insomma, perché comunque è bello, ma no, il windsurf, questo è un tipo di windsurf, poi c'è il windsurf quello planante, che sai cosa vuol dire planante, no? Vabbè, quando vanno veloci, no? Quando si va veloci, quella è la planata. E qua è strambata per l'ultimo giro, vediamo! Sono lì, sono attaccati! Vediamoli, eccoli che pompano! Pompano, Paolo, significa quando noti con la vela, no? Pompi, quando cerchi di crearti, no? Più vento, quindi la vela gli dai più, no? Prova! Vediamo Giacomo! Purtroppo Giacomo ha scelto una tavola con poco volume, quindi un pochino più svantaggiato rispetto ai primi che hanno delle tavole più grosse sicuramente, quindi la differenza oltre diciamo a sapere andare, però è un po' relativa, più che altro quello che conta oggi è l'attrezzatura, perché con una tavola bella larga ti dà la possibilità di essere, di galleggiare di più, quindi andare anche più veloce con la vela più. Vabbè, troppa spiegazione, cioè non si sa della spiega. Comunque sono, se non sbaglio, la seconda boa della vela rossa e nera si è tenuta un pochino più alta, più sopravvento, quindi sarà sicuramente più favorita nella strambata. Vediamo se l'altro è costretto a fare un po' di bolina. Ultimo bordo, quindi sta controllando il secondo, vediamo se riesce a mantenere la distanza e a portare a casa il risultato. Vediamo se il secondo, se il terzo riesce a superare, perché se il terzo supera il secondo diventa, come dire, terzo supera il secondo, potrebbe diventare secondo. Secondo, se il quarto supera il secondo e non il terzo, e se il secondo supera il primo diventa primo. Ok, ci siamo fin lì, ci siamo, quindi ultime pompate, come? Edoardo! Ok, Edoardo che arriva, vediamo, salutando il pubblico, grande Edoardo, manovra di freestyle finale, vedi, appoggiato alla vela, grande Edoardo, primo classificato per questa prima regata di windsurf. Perché urli, Roberto? Duccio? Duccio, secondo classificato, Duccio, grande! Terzo, no? Mattia, no, quarto Mattia, terzo classificato, non lo sappiamo, quindi terzo classificato, non lo sappiamo. Sono scordati di fornirci le radioline. Max! La tecnologia, ragazzi, mi ricordo al termine, vediamo se riusciamo a fare un'altra hit, oppure se questa è la situazione finale, quindi se sono i primi, quindi il vincitore, il secondo e il terzo. Vediamo un attimino, aspettiamo conferma dall'organizzazione. Purtroppo il vento non è stato dei migliori, però c'è stato di meglio, però comunque è una giornata di sole, grande Giacomo che saluta e affoga, affogato Giacomo. La prima edizione e che hanno creduto in questo progetto. Grazie! Vi ricordo per 5 minuti la prova, le prove con i bambini, quindi saranno le prove di ballo, canto, danza, corsa, step e di barzelletto.